Francesco Donoli, noi siamo qui oggi con Giuseppe Mongello, dello studio Tonucci & Partner, e con il quale affrontiamo l'argomento che sembra ormai arrivato alla stretta attualità, ossia i rischi di una possibile, diciamo così, eliminazione o sospensione di quella che era la libera circolazione non solo delle persone, ma anche delle merci, siano esse per motivi di sicurezza nazionale o per altri interessi, cominciano forse o probabilmente a essere bloccate in alcuni paesi. Innanzitutto, buongiorno a Giuseppe e benvenuto. Buongiorno a te, Antonio. Tu dici quali potrebbero essere i rischi oppure le conseguenze di una possibile, se non chiusura generale, ma restrizione delle maglie che portano a beni e non servizi, ma beni principalmente nei paesi dell'Unione Europea. Allora, guarda. Qui il discorso deve necessariamente prendere le mosse da lontano. Mi spiego. Quando parlavo con gli amici di Washington della situazione europea, in particolare raccontavo loro il perché l'Europa non era ancora riuscita, diciamo, ad esprimere una realtà sul modello americano, facevo l'esempio più concreto, più banale, relativo all'imprenditore di Milano che va all'UniCredit di Milano Centro e prende un mutuo a un prezzo che è di gran lunga superiore rispetto all'imprenditore di Berlino che prende il mutuo all'UniCredit di Berlino. Ora, se tu racconti a un americano che il dollaro di New York ha un valore diverso rispetto al dollaro di Washington o di Los Angeles, questo cade a terra da ridere, è una contraddizione in fatto, no? E da noi in Europa non siamo mai riusciti, non siamo riusciti finora a creare una vera banca centrale europea con una moneta unica, l'euro, che avesse un tasso di interesse implicito, il famoso spread, no, che ci differenzia rispetto agli amici tedeschi o alle altre nazioni europee. Questa è un'importantissima premessa, Antonio, perché non avendo noi una vera moneta unica, un euro che abbia il medesimo valore su tutte le piazze, abbiamo espresso proprio in questa occasione, in occasione di questa pandemia, una debolezza intrinseca che ha portato in via immediata a una sorta di chiusura egoistica di quelle che sono le frontiere, di una chiusura di quello che era il trattato di Schengen, una chiusura di quello che erano un po' tutti quanti i diritti che avevamo acquisito secondo l'idea un po' dei nostri padri fondatori, no? Di libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, via dicendo. E ci siamo trovati improvvisamente a combattere questa pandemia uti singoli. Ora, non è sconosciuto a nessuno il fatto che se, ipotesi, sto facendo proprio un'ipotesi di scuola, l'Italia avesse bloccato, avesse fatto una sorta di shutdown immediato, molto probabilmente oggi non avremmo i numeri che stiamo purtroppo conoscendo in termini di morti, di contagiati e così via. Cosa implica questo? Implicava ovviamente uno sforzo collettivo degli altri paesi europei nel fornirci merci, nel fornirci mezzi, nel fornirci aiuti, e molto probabilmente questi aiuti sarebbero costati agli altri paesi europei molto meno di quelli che saranno i danni poi della pandemia nei loro stessi paesi. Viceversa, noi perché non abbiamo chiuso? Perché noi non possiamo chiudere, perché nel momento in cui l'Italia va in shutdown, va a perdere delle posizioni sul mercato globale che difficilmente verranno recuperate nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Oggi, sul Sole 24 Ore, leggevo di una stima di Goldman Sachs di una recessione con una riduzione del 5% del PIL globale. Cioè stiamo parlando di numeri che dovrebbero veramente spaventarci. In questo momento è giusto pensare ovviamente al contagio, è giusto pensare a quelli che sono gli effetti sulla salute, perché senza la salute ovviamente Non si va avanti. non ci può essere il resto. È anche vero, purtroppo, che se guardiamo proprio ai numeri, prendiamo il caso locale, no, nostro, di Roma, il Lazio. I numeri della Protezione Civile dicono che ci sono 1.048 contagiati. Ora, anche moltiplicando per 10 il numero, stiamo parlando di 10.000 contagiati, ma voglio moltiplicarlo per 100. Cioè io dico, la Protezione Civile si è sbagliata
di 100 volte, ok? Quindi sono 100.000 contagiati. L'Olimpico tiene 80.000 persone, cioè tu stai bloccando una popolazione di 4-5 milioni di persone nel Lazio a fronte di un numero di contagiati che, se venisse tenuto sotto controllo con gli strumenti tipici di questo tipo di controllo, diciamo effettuato un po' su base volontaria, un po' su base digitale, quindi semplicemente andando a monitorare quello che è il posizionamento, non so, degli iPhone, no? Dove si stanno muovendo queste persone contagiate, queste persone che hanno avuto contatti con terzi contagiati, molto probabilmente potremmo liberare risorse enormi, no, sotto il profilo economico, e poter continuare, diciamo, la nostra attività. Oggi, Antonio, se noi andiamo al supermercato a fare la spesa e ci guardiamo tutti gli uni con gli altri come se fossimo degli untori, oggettivamente la probabilità di prendere uno di questi 1.000 contagiati in una regione come il Lazio, voglio dire, non è bassa, è bassissima, no? E quindi, se pensi a quelle che sono le limitazioni mostruose, straordinarie, peraltro poi limitazioni assunte fuori dall'alveo costituzionale e fuori dall'alveo del decreto legge, quindi sono limitazioni a libertà costituzionalmente garantite che vengono prese con lo strumento del DPCM, altra cosa gravissima alla quale ci stiamo purtroppo abituando tutti. E ti dicevo, molto probabilmente il costo, diciamo, di un controllo di queste 1.000 persone, di questi 1.000 contagiati, ma fossero pure 10.000, stiamo sempre parlando di numeri piccoli rispetto alla regione Lazio, avrebbe consentito a tutti noi di continuare le attività produttive. A questo punto addirittura mi viene in mente, ma allora, visto che siamo tutto zona rossa, incominciamo a creare delle zone verdi, cioè delle zone dove effettivamente chi è sano, comprovatamente sano, ricomincia, diciamo, di fatto a poter operare, a potersi abbracciare con i propri cari, a poter lavorare nei propri uffici e, insomma, mandare avanti il paese. Perché la cosa che davvero mi preoccupa, Antonio, è quello che succederà fra un po', nel senso che prima o poi la pandemia finirà, è il dopo. La pandemia finisce. La pandemia finirà, e finirà, ci auguriamo, lasciando meno morti e lutti, diciamo, rispetto a quello che temiamo. E quello che non è possibile prevedere oggi è appunto il dopo. Qui si parla forse di una ripresa nei primi mesi del 2021, ma al di là di quelli che possono essere poi gli aspetti puramente, diciamo, di natura economica, ma il nostro paese è pronto a sopportare il giogo di un vincolo europeo che, peraltro, come sappiamo, e anche qui appunto i discorsi traggono origine ormai dal passato, viene considerato il debito pubblico e non viene considerato l'enorme ammontare di depositi che detengono le famiglie italiane. Cioè, io chiedo da italiano, per quale motivo tutti i milioni di euro che sono depositati in banca, e sono ormai banche che operano a livello, diciamo, globale, facciamo sempre l'esempio di Unicredit, tutti quanti questi soldi vengono utilizzati per finanziare aziende estere e noi stiamo sotto il giogo della UE, di questi vincoli artificiosi, e che se potevano forse, io non sono d'accordo, ma se potevano forse andare bene in una situazione di normalità, ovvio il nostro paese. La mia domanda, ma è corretto che il nostro paese non batta i pugni sul tavolo e non prenda finalmente in mano una situazione, esatto, portando finalmente all'attenzione della comunità europea quella che è la realtà italiana? Cioè, noi siamo il secondo paese. Ti dicevamo che c'eravamo prima che la linea ci bloccasse, e questi vincoli erano forse comprensibili, forse, e non troppo, in epoca normale, non in situazione di emergenza. Esatto. E siccome appunto ci si profila un periodo di recessione profonda, nei periodi di recessione l'unica cosa che può creare una spinta all'economia è una strategia di grandi opere pubbliche, una sorta di economia keynesiana, se vogliamo. Sì, sì. L'economia, diciamo, il nostro sistema economico dovrà necessariamente essere inondato di liquidità
e dovrà necessariamente avere un motore, no? Questo motore può essere dato solo dalle grandi opere pubbliche. È qui che vorrei che il governo italiano, o quello che sarà il governo italiano, diciamo, nel momento in cui finisce questa pandemia, finalmente batte i pugni sul tavolo dell'Unione Europea, perché se noi non riusciamo ad imporre questa visione, rischiamo davvero di fare la fine della Grecia. Ora, la Grecia, senza offesa per i nostri amici greci, che sono un popolo splendido, meraviglioso, ma tutta la Grecia ha il prodotto interno lordo della provincia di Vicenza rispetto, diciamo, numericamente. L'Italia è il secondo paese manifatturiero europeo. L'Italia è parte del G8. L'Italia detiene, diciamo, delle posizioni nel panorama globale in termini di esportazioni verso gli Stati Uniti, verso l'Asia, e via dicendo, nei primi posti. Ora, non è possibile pensare che in una logica, diciamo, di medio termine l'Italia possa essere sopraffatta grazie a questi vincoli europei, e posta in una situazione, diciamo, di sudditanza nei confronti delle imprese, viceversa ampiamente aiutati dai loro governi, come in Francia, come in Germania. Olanda, a quanto pare sono gli olandesi che in questo momento stanno puntando i piedi, dicevano stamattina le agenzie, insomma. Sì. Tra l'altro, non ci sfugga il fatto che l'uscita con quella felice battuta, e sinceramente, conoscendo, diciamo, l'elevatissimo livello e la sofisticatezza di una persona, secondo tanto gaff non era, ma è stata proprio pensata, in quel giorno c'è stato più di un fondo, quindi arrivare dei tamponi o dei posti letti in ospedale, dove purtroppo questo governo, diciamo, poco avveduto, poco previdente, non ha saputo evidentemente far fronte, diciamo, a quelli che erano i numeri previsti per l'emergenza. Ma mentre noi ci stiamo occupando di queste cose, intanto sopra di noi altri governi si stanno veramente impossessando di fette di Italia. Ma tu, Antonio, Io sento come professionista dei gridi di allarme, dei segnali di allarme, sì, esatto, spaventosi da parte del territorio, perché dividendo, diciamo, quello che può essere il sistema economico in grandi industrie, industrie di medie dimensioni e piccole industrie, quelle probabilmente di piccolissime dimensioni, quasi familiari, sopravviveranno magari ai margini, magari ai limiti proprio della povertà, ma ce la faranno a portare avanti le due stanze, le tre stanze, non so, gli albergatori. Ma gli albergatori di medie dimensioni, i ristoratori, le aziende, quelle, diciamo, della pianura padana, che producevano comunque il 40% del PIL nazionale, quelli, se noi non li supportiamo con adeguata finanza, ma quindi sono costretti a vendere, sono costretti a chiudere, e questo è un pericolo enorme di infiltrazione mafiosa, perché poi, attenzione, se i capitali non sono capitali sani, dati dalle banche o dal sistema economico, i capitali in qualche maniera vengono dati da altri soggetti. Arrivano da altre vie, giustamente, sono da altre vie. Illegali, no? E sì. Oggi le grandi imprese, ugualmente quelle del nord in particolar modo, che hanno sofferto con questa situazione, il blocco, stanno soffrendo problemi con il personale, stanno soffrendo appunto la situazione. Questi ugualmente saranno supportati adeguatamente sotto il profilo economico, sotto il profilo finanziario, rischiano di diventare preda per poche lire, per pochi euro, di spregiudicati fondi internazionali. Quindi attenzione, signori, che rischiamo davvero di avere un paese fra un anno che non è più quello nostro. Cioè, e questo è il pericolo più grosso, Antonio. Sì, sì. Il rischio è che non abbiamo più la proprietà, virgolette. Esatto, cioè non facciamoci trovare impreparati, come ci siamo fatti trovare impreparati con la pandemia. La pandemia è stata una bastonata sulla faccia, e mi auguro appunto che pian piano il governo riesca a far fronte. Per quanto riguarda la situazione economica, signori, poniamo già le basi oggi di un piano di investimenti, di un piano di trattativa con la comunità europea, di un piano finanziario, perché fra 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, quando appunto
verrà a cessare l'emergenza di natura salute, ci sarà una importantissima emergenza economica e dovremo essere pronti. Cioè, non possiamo pensare fra 6 mesi di cominciare a pensare, dobbiamo pensarci oggi, per quanto possa apparire magari anche cinico sotto certi punti di vista, ma dobbiamo cominciare a pensare oggi a salvare i nostri imprenditori, perché poi se non salviamo gli imprenditori non salviamo il paese, e questo è importantissimo. Giusto. Quindi il discorso è ovviamente pensare e programmare, perché sembra una cosa abbastanza particolare in questo contesto, ma programmare quello che sarà il futuro a medio-lungo termine, nel momento in cui purtroppo infuria il virus in quella che è ovviamente la macchina principale dell'economia italiana, cosa che in questo momento sembra non si stia facendo in maniera adeguata. Non che non si faccia, ma non mai in maniera adeguata. L'impressione, parlando anche con molti colleghi in queste giornate frenetiche e drammatiche, è che sembra quasi che si stia navigando a vista e si stia, diciamo così, gestendo l'emergenza in maniera, diciamo, inseguendola e non gestendola nella sua tragicità. Quindi quello che dici tu è una gestione economica che sia programmata per quanto è possibile da qui a 6 mesi, giusto? Se ho ben capito. Esatto. Cioè, l'emergenza economica deve essere necessariamente programmata, perché bisogna cominciare a prevedere quali saranno i settori più colpiti dalla crisi e cominciare a prevedere quelli che potrebbero essere delle provvidenze di natura fiscale, finanziaria, aiuti di Stato, qualsiasi cosa fosse necessaria per salvare il tessuto economico italiano. Però se io penso a tutto quanto quello che è il tessuto tipico del nord, quindi l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, è un tessuto estremamente fragile perché non è capitalizzato, ed è un tessuto estremamente interessante perché sono un po', le nostre imprese sono un po' il fiore all'occhiello, no, del sistema Italia, e pensare che possano diventare domani preda, diciamo, di spregiudicati fondi di investimento o di investimenti esteri che, diciamo, il cui obiettivo è solo quello, magari, che ne so, di prenderci le tecnologie o di prendere queste nostre quote di mercato, mi fa davvero paura, perché lì davvero poi resterebbero solo le macerie al nostro paese. L'impatto sociale ed economico sulle persone, insomma, direttamente sulla vita quotidiana, insomma. Quello sarebbe davvero devastante. Io penso che la gente non se ne renda conto in questo momento, ma senza la nostra industria, senza, diciamo, le nostre imprese, non c'è più il tessuto sociale, cioè i nostri figli non hanno più sbocco lavorativo, non c'è, le stesse università si impoveriscono. Via meno la linfa, ad un albero. Senti, per estrema sintesi, qua diciamo che oggi, che è il 23 di marzo, c'è l'Ecofin, domani c'è l'Eurogruppo e giovedì prossimo c'è il Consiglio Europeo a raffica. Sembrano appuntamenti che una volta erano molto più cadenzati, oggi vengono, vuoi per l'emergenza o altro, in maniera molto ravvicinata, programmati e gestiti. Come dici tu, il rischio è che si vada a ipotizzare una realizzazione o una adesione del nostro paese al MES con tutti i rischi adesso connessi, nonostante che il ministro dell'economia e finanze, Gualtieri, ha detto che i parametri cambiano. A livello, diciamo così, internazionale sembrerebbe tutto più o meno pacifico, tranne le impuntature che abbiamo avuto dagli olandesi e non stranamente dai tedeschi, che ovviamente hanno i loro bei grossi problemi in questo momento, visto che anche il cancelliere Merkel è andato in quarantena. Pensi che verrà, a livello, diciamo così, finanziario ed economico internazionale, meno qualcosa? Ossia, avranno
l'Europa per come noi la abbiamo conosciuta avrà la, il coraggio, quantomeno la capacità di venire incontro alle aziende in difficoltà, al tessuto economico, oppure assistiamo alla classica situazione in cui l'intransigenza è miope e porta all'arricchimento solamente di alcune realtà a discapito di altre? Guarda, purtroppo io su questo sono veramente pessimista, perché manca un po' un vero capo, un vero statista in Italia che sia in grado di fare un discorso all'Europa che vada oltre appunto questi vincoli di bilancio. Cioè il burocrate in questo caso non può risolvere la crisi. E quello che accadrà, ed è anzi già accaduto con il MES, è davvero come dire straordinario, perché senza fare nomi, ma proprio molto recentemente una banca spagnola in difficoltà ha fatto ricorso al famoso fondo salva stati, sì. Ed è stata ampiamente finanziata. Tieni conto che il nostro paese contribuisce al fondo con qualche decina di miliardi di euro. Sì. E la banca finanziata ha immediatamente finanziato un'impresa spagnola che ha fatto un'acquisizione di un'impresa italiana. Allora capisci bene che se funziona così, se funziona a ruba mazzetto, quindi se l'Europa fa ancora l'immagine, cioè, capito? Allora esatto. Dire, sì, chiaro. Ma dove vogliamo andare? Ed è questo che mi preoccupa, Antonio, cioè che manca veramente un elemento politico, un elemento corale, un elemento, diciamo, da statisti. Cioè, qui stiamo parlando di burocrati che applicano le loro regolette e che vanno a vantaggio poi del singolo, ma dell'interesse di quello hic et nunc, quello che non porta poi da nessuna parte. Sì. Riusciamo a fare un balzo culturale, un balzo politico, un balzo, diciamo, di natura strategica, e finalmente si capisce che questa è l'occasione per fare la vera Europa, oppure per lasciar perdere, per avere un bellissimo territorio comune per quanto riguarda il mercato, una moneta unica di riferimento, eccetera, ma non saremo mai veramente europei. Cioè, noi saremo italiani, poi sì, chiaro. Saremo i tedeschi, con i propri interessi nazionali. È il momento per poter andare oltre, gestire la nascita, o potremmo dire la riscoperta, di quella che era la solidarietà fra le nazioni che c'era all'origine di tutto, quindi l'Europa uscita dal secondo conflitto mondiale a pezzi e che riscopriva il fatto di essere tutti abitanti della stessa area praticamente, quindi venivano meno alcuni egoismi nazionali. Oggi a quanto pare questo è un altro banco di prova. Giuseppe, io ti ringrazio.